Salve, qui dal vostro maestro Obi-Wan Kenobi. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Nello scorso episodio siamo partiti alla ricerca del quarzo fasico, però il pianeta in cui sarebbe dovuto essere è scoppiato, letteralmente parlando. Quindi abbiamo saltellato tra una dimensione e l'altra per capire come mai il pianeta effettivamente si è saltato in aria, ma soprattutto per cercare di recuperare il minerale. Detto questo, non vi faccio perdere ulteriore tempo e direi che possiamo iniziare. Allora, eccoci qui. Se non mi ricordo male, dovevamo andare verso la trivella, che dovrebbe essere là, quella là in fondo. Come ci andiamo? No, da qui. Perché secondo me c'è invece un passaggio. Ah, eccolo qua. Mi ricordavo Sei bene. la nuova migliore amica? Certo. Suoni felici. Il nome dell'amicizia ti porterò alla trivella per estrarre il quarzo Ah, fluo. perfetto. Promette molto male. Oh. L'anomalia dimensionale è identica a quella che abbiamo visto su Sargasso. Ah, Bene, significa che sai cosa ok. fare. Comunque là c'è un cristallo. Ci devo tornare perché secondo me La dimensionale ha danneggiato la trivella. c'è un bolt d'oro. In che senso? Come tuo migliore amico, preferisco sorvolare per non angosciarti e rimediare proponendoti un brano improvvisato. Sì, vabbè. Non posso autorizzare l'uso della trivella finché il condotto è bloccato. Dovremmo andare a Fammi un po' cantare. vedere. Ti piace il karaoke, migliore Ah, amico? sì, A me là in piace più se fondo piace a te. Risolviamo un altro pasticcio dimensionale? Ci ci penso io. sono. Qui si separano i nostri corpi. Mi sa anche Riuni i nostri che c'è anche della spiriti. ritagno là in basso. Partito, migliore amico. Ciao Jim, mi mancherà Allora, davvero ah, ok, tanto. da qui. Dovremmo fare. Hank, Esatto. ho appena visto Regen, su Savali. Davvero? E come sta? Benissimo, più malato di quanto credessi, ma eroico e giusto. Ma non divaghiamo. Le tue possibilità ti attendono. Conducile al meta terminale. Le mie possibilità non riescono a Allora, passare con quelle raffiche. questo Esiste un modo gira. per appesantirle? Allora, Ah, questo. quella è una sfera pesante. Aumenta il peso di qualsiasi cosa tocchi. Ok, ma non va bene. Va giù lì. Allora, cosa contiene il tuo libro? La raccolta più esaustiva dello scibile universale. L'ha catalogato. Perfetto. E chi è? Credo che tu lo No. conosca come l'idraulico. Lui è tuo padre? E come sta? Si è preso la sua prima vacanza Ok. da... Senta, Ah no, cavolo. tocca a me sostituirlo. E ce la sto mettendo tutta, ma è un Devo. bell'impegno anche quando l'universo non è in pericolo. Sto sbagliando qualcosa? Aspetta, forse ho capito. Vieni qua. Infatti. Olè. Senti, perché ti chiamano profeta? Non è un Vai là. titolo che mi sono scelto. Me l'hanno dato i monaci di Savali quando li ho aiutati a decifrare una parte dei loro archivi. Che cosa intendi? Vediamo. Oh, mi è bastato puntare il dito e dire roba tipo: quello è un elenco telefonico Blarg, quello è un dente di Kerchu, quello è un poema d'amore di Terraclon. Perfetto. Oh, cavoletti! Bella lì. Devo prendere appunti, Clank, perché è stato incredibile! Ne mancano soltanto due. Se schiaccio cerchio mi fa direttamente arrivare qua. Figo! Come ne mancano due? Come vanno le cose con Vive? Bene, mi ha hackerato il cervello e mi ha visto i ricordi. È così che vi divertite voi giovani? Ah, dovrei tenermi aggiornato. Allora, là c'è una cosa. È strano. Per essere controparti dimensionali, Recet e Rivet presentano notevoli Olè. divergenze. Recet non ha mai mostrato diffidenza nei confronti dei robot, ma Rivet sì. E se il tuo caso fosse un'eccezione? Questo Magari qua? nel Ah, ok, è tuo quello che caso blocca. tutti gli altri Recet detestano i robot. Ah, ho capito, devo venire qua. No.
Mi manca una sfera. Di non essere inopportuno. Ah, quella là in alto. Allora, un attimo con me tu. E non mi ricordo più cosa fanno le sfere. È questa che mi fa saltare? Sì, ok. Una sfera di gravità concentrata. Sì, sì, sì. Adesso dovrebbe andare giù. In realtà volevo prendere l'altra. Comunque. Ah, ho capito cosa devo fare. No. Non posso saltarci? Sto sbagliando qualcosa? Perché... Ah! Ok. Devo andare a prendere anche l'altra. Che giro! Posso offrirti un piccolo consiglio? Forse è il caso di setacciare l'area in cerca di altre... Sì. No. Tu stai su. Così posso. No! Ok. Le possibilità rappresentano visivamente i miei tentativi di razionalizzare le dimensioni, aiutandole a trovare la loro strada. Prima o poi sarò in grado di comprendere e riparare ogni cosa. Ok. Mi sa che ho buggato. Mi sa che devo riniziare il livello. Ok, ce l'ho fatta. Non ho dovuto resettare il livello. Semplicemente non avevo visto che c'era il tasto per l'equipaggiamento per le sfere, non me lo ricordavo. E purtroppo l'ultima volta che ho fatto questi livelli era più di un mese fa. Provi che ci sia qualche punto di contatto tra Rece e Terrive. Sono sempre pronti a entrare in azione. Allora. Io tendo a perdermi nei e lo consideri un... Questa sta giù, ok. Non però non va bene lì. Vorrei riuscire a non preoccuparmi troppo. Riesco a prendere questa sfera così? No, ok, devo fare diventare più pesante queste. Allora, tu vieni qua. Presa. Allora. Vai là. Vieni qua. Allora, qua mi serve la sfera che li renda più pesanti. Vai là. Mia. Ma Clank, forse ho un'idea per aiutarti con quel tuo problema di perdersi nei dettagli. Devi solo avere fiducia in te stesso. No, non ho caduto. Se mio padre mi ha insegnato una cosa, è che fingere competenza può aprirti un mucchio di porte nella vita. Quello è avere sempre con sé uno stura lavandini. Allora, qui ovviamente servirà... Allora... Qui adesso devo capire esattamente come... gestirle, perché allora questi vengono lanciati di qua, poi vanno di qua e vengono spinti giù da qui, quindi da questa parte non devono venirci, così vanno più veloci. No, allora devo mettere quella che li fa saltare, quindi quella lì. No, questa, così loro saltano il cono d'aria e atterrano qui. Questo li spinge di qua. Qua devo metterci... No, questa è giusta. E qua devo metterci quella pesante. In maniera che tirino dritti. Perfetto. Ottimo. Ah, quindi una sfera alla fine non serviva. No, grazie a te. E ricorda, la fiducia in te stesso è la... Sì. Perfetto! Vedo che c'è il condotto bloccato. Ho inviato cervelloni
a riparare. Ma sono rimasti. Olè. Ha funzionato! Adesso il flusso scorre. Perfetto. Se il problema è risolto, ora possiamo usare l'ascensore. Ecco. Cos'era quel cancello? Salve tesoro! C'è una nuova arma. Al negozio. Cos'è? Il guanto del fato? Vediamo un po'. È passato qualcuno. Ah! Bella. Queste qui sono quelle armi rottissime se portate al massimo. Figo, peccato che non possa... Oh, c'è anche in questo gioco. Lo devo prendere assolutamente il lancialame. Quello è una cosa devastante per uccidere i boss. Ok, c'è qualcosa in giro? No, non mi sembra. Siamo quasi. Con la trivella estrarremo il pazzo e ripareremo il dimensionatore. Nel caso non avessi altre occasioni per dirtelo. Grazie. Non fare lo sdolcinato, Lattina. Non è ancora finita. Già. Guarda, pure la spada del pazzo. Simpatico. Comunque mi chiedo come cavolo fanno a estrarre della roba tenendo conto che è tutto un pianeta di lava e fuoco. Cosa è successo a Blizzard nella tua dimensione? Lo scopriremo. Non l'avevo visto. Oh. No. Non mi ricordo più il tasto. Continuo a pensare che cosa? Non si sa che cosa è successo okay. A Blizzard nella tua dimensione. Questo lo scopriremo. Vabbè, devo stare attento ai vagoncini perché non li vedo. No, salta. Cosa? No, gioco. Ok. Questo non penso dovesse accadere. Ho bagato il gioco un'altra volta. Olè. Dove andiamo ora? Così, ok. Abbiamo pensato. Ok, chiudiamo tutto. Non è bastato. E di qua? Quante casse? Ah, devo rifare il giro per prendere tutti i bolt. Figo. Anche se alcuni non li posso prendere. Olè. Olè. Oddio. Destra, sinistra, destra, sinistra. Di qua. Sono le scatole. Ok. No, aspetta perché voglio andare anche dall'altra parte. Olè. Olè. E secondo me da qualche parte ci sarà un bolt d'oro. Olle. Fammi un po' vedere. Gira, gira, gira. No. Di qua no. E di là. Non mi sembra. Olle. Quindi si può andare avanti. Ci avviciniamo alla trivella. Spero di non essermi perso niente. Alla faccia della trivella. Ho sempre sognato di manovrare una trivella centinaia di volte più grande di me. Ecco. Hai le idee molto chiare. Gli obiettivi chiari sono raggiungibili. Perché secondo me ci sarà da combattere. Ci sono troppe scatole in giro. Voglio un po' esplorare la zona. Allora, c'è qualcosa di particolare? No, non mi sembra. Solo casse e poi vabbè, c'è il quarzo fasico che è il quarzo fasico. Quello vi fa cambiare dimensione ovunque. Niente, attiviamola. Anche se secondo me è proprio attivare la trivella che distruggerà il pianeta, ma comunque. Grandi notizie! Ho decifrato il messaggio dal barco! Sentite! Finalmente!
qui c'è segnale. Ascoltatemi. Non attivate la trivella. Tardi. La fenditura l'ha danneggiata. La trivella distruggerà Blizzard. Ecco. Cosa? Ma l'abbiamo appena azionata. Al riparo. Isolamento attivo. Provo a forzare i comandi da remoto. Usiamo un attimo. Trivella. Non adorare, noi le trivelle che devo portare su di livello. No, ho finito. I colpi. Allora, facciamo così. Facciamo così. E così, così portiamo su anche questo. Intanto, cioè. Devo ricordare che posso mirare. Ok. Quarzo fasico, nel raggio della trivella. Lo tiro giù con il martello. Ah no, così, ok. Oh oh. Cosa? Ragazzi. Ah, perché ci ha fatto andare dall'altra parte. Ah, siamo così, eh. Quanti bolt ci sono? Ci siamo divertiti a portare. Sto facendo un quantitativo di punti illegale. Però non vedo del quarzo fasico in giro. Ah sì, eccolo lì, non l'avevo visto. Non vedo bolt d'oro né niente. Ole. Ole. Ok. No, mi spiace, ma non ho intenzione. C'è un boss. Dove? Qual è il piano? Quella nave è enorme e pesante e piena di carburante. Ah, non l'avevo vista. Esatto. E se la spiantiamo contro la trivella possiamo distruggere i vermi e salvare il pianeta. Mi vuoi portare su però il fucile? Eccolo qua. Ma in questo mondo pre-post apocalittico va benissimo. Quindi addio. Toc. Beh, almeno l'abbiamo distrutta. No, è crepato. Beh, che sfiga. Cioè, ce l'ha spaccato così. E adesso? Come la risolviamo? Beh, forse non è così grave come... So che potrebbe sembrare del tutto assurdo, ma... I morti parlano spesso di un tizio leggendario che vive su Torren 4. Il riparatore. Ok. Non c'è nulla che è troppo guasto per il riparatore. Immagino sia arrivato il momento di scoprire se le leggende sono vere. Vedremo. Non riesco a credere, ma... che siamo gli eroi di Blizzard. Ora che ne dici di riparare il quarzo fasico e salvare l'universo? Perché mi ha fatto... Okay, cerchiamo il riparatore. Se davvero il riparatore può rimettere in sesto il quarzo fasico, avremo compiuto un'impresa impossibile. Ora. Andiamo direttamente sul nuovo pianeta, tanto qui poi me lo esplorerò da solo. Cos'è? Nefario TV. Lo sentite? È il suono del sottoscritto che annienta le menzogne. Luride, disgustose menzogne! Sento dire in giro. Questa dimensione è instabile. Verremo risucchiati in un vuoto amorfo. Ah, bugie!
E se non la pensate così, vi ordino di strapparvi gli occhi e gettarli nell'inceneritore più vicino. Sono chiaramente difettosi! Ma soprattutto, quei vandali Lomax non sono fuggiti! Come avrebbero potuto se... Ah! Se ancora non li ho acciuffati, pezzi di idioti! Dunque, volete la verità? La mia taglia sui Lombax ora monta 27 strabilioni di nefari dollari! Guardate, così tali, così reali, così palesemente non inventati! E possono essere vostri quando catturerete quegli stupidi Lombax! Il dottor Nefarius non si fermerà davanti a nulla per prenderci. È meglio muoversi. Ok, ci ha messo sopra anche una taglia. Abbiamo già due pianeti. Però è meglio andare qua. Spero che il riparatore sappia riparare il quarzo fasco. Quindi questa volta teniamo Rivet. E non facciamo uno e uno. Cioè un pianeta con lei, un pianeta con Clank e un pianeta sbagliato. Un pianeta con Ratchet. Almeno questa missione si preannuncia semplice. Non so nella tua dimensione, ma qui le cose non vanno mai come dovrebbero. L'improvvisazione è un talento da imparare in fretta. Io sono un vero maestro dell'improvvisazione. Non vedo l'ora di vederti in azione. Olè. Eccoci sul nuovo pianeta. Il quarzo fasco. Devo cercare... una Miss Zurkon per le armi. Vediamo qui. Oh, finalmente. Devo farla arrivare a 5. Ah, ma questo sono ancora a livello 4, no? Lo aspetta. Le conseguenze di un attacco. I centri di produzione devono sempre difendersi dai banditi. O dai questo. Pirati. Ah, aspetta. Forse uno dei Vallard in città sa dove trovarlo. Conoscono questa zona come le loro tasche. Mi auguro che siano più ospitali dei Vallard della mia dimensione. Olle. Oh, perfetto. No! Non ci credo. Sono volato giù di un millimetro. Ma... facciamo così, Forse uno dei Vallard in città sa dove trovarlo. Conoscono questa zona come le loro tasche. Mi auguro che siano più ospitali dei Vallard della mia dimensione. Ah, comunque il bolt d'oro... Ah no, ok, non me l'aveva dato. Olè. Ma perché prima sono volato di sotto? Vabbè, lasciamo perdere. Olè. Olè. Perfetto. Il ponte sembra fuori salire. Sono le conseguenze di un attacco. I centri di produzione devono sempre difendersi dai banditi. O dai pirati. Scusate, qualcuno sa dove possiamo trovare il riparatore? Sembrano fin troppo cauti. Di qua o di qua? Oh, c'è questo Zurkon. Ma... ah, è dell'acido. Tipo. Olle. Eccoci qua. Ce li hai i bolt? Lo voglio. E Buzz Lame. Buzz Lame! Questo classico ma efficace strumento di distruzione scaglia proiettili affilatissimi che rimbalzano ovunque. Questi qua contro i boss sono grossissime. Ah, non posso prendere né queste né queste. Ok. Un attimo, vedere. Puoi sbloccare nuovi livelli se vuoi altri potenziamenti, zuccherino. Olè. Guardate che c'ho una vagonata di raritanio, però adesso lo tengo. Qui si
vabbè. Torna presto a trovarmi, mi raccomando. Sì. Ah, e questo? Oh, benvenuti nel gioiello della galassia. Fate buone ferie. Sapevate che Molonot vuol dire paradiso in pattumese? Ecco. Il riparatore si trova qui? Beh, assolutamente sì, bel tipo, affascinante, ed è single, se a uno di voi interessa. Si dice che possa riparare il quarzo fasico. Quarzo basico, tutti i quarzi, lui ripara tutto. Ma, avevamo un problemino con i pirati e gli abbiamo chiesto aiuto perché, beh, lui è bello grosso. Alla faccia. Inizia a dir poco scoppiettante e si è brutto. E quello dovrebbe essere il riparatore? Sono certo che voi due lo rimettereste in piedi in un molo secondo. Ma i pirati hanno distrutto l'unica via d'accesso, per cui vi servirà una saltafionda. Una cosa? Ne ho vista una nelle vasche di fusione più avanti. Che fortuna! Una che? Secondo me sarà qualcosa di legato a tipo rampino. Una volta finito, perché ho visto dove nella dimensione dei Lombax? Credo di sì. Sembra che ci fosse qualcosa in volo. Forse ha paura di... Paura? Paura di cosa? Complicato. Ah, beh, senti, se lui non ci vuole andare, ci vengo io. Ma come? Era morto? Ok. Bella lì. Ci sono vasche di fusione oltre il canyon. Sento ancora però ronzare. Ma non vedo come raggiungerle. Allora dovremo di qua? Cosa c'è di bello? Ritanio. Basta così. Una saltafionda ci porterà oltre il baratro. Già, e neanch'io sono attratto dal nome, ma dobbiamo trovarne una alle barche. Ok. Olè. Rotaia rotta in vista! Ne arriva un altro! Ma... Proviamo a trovare una saltafionda in una vasca di fusione. Ho visto del Reitanio. Per pensionamenti degli ultimi tempi? Per fratture multiple, magari? Oh, facile. Mica tanto. No. Ci sono altri. C'è una fenditura. Secondo me ho perso un bolt d'oro o qualcosa del genere. Occhio al salto. Oh mamma. Questo sistema di rotaie non sembra molto sicuro. Tieni duro. Ok. Alle vasche di fusione. Io ho paura di finire dentro una vasca di fusione. Ah, accidenti, che odorino. Olè. Oh oh. I pirati. Oh no. Andiamo arraffiamo di tutto, facciamo trambusto, riparatore di stucco. Ecco. Ragazzi, questo è utile. Di fatto è sicuro che non è futile. Oh, quello serve a noi. Il destino ci ha fatto incontrare di nuovo, ma petite rivette. Perché il destino ama prenderti a calci nel sedere. Yuhu! Compagni filibustieri, all'attacco! E adesso lo massacriamo. Oh mamma, i pirati fanno razzi. Non devono prendere la salta fionda. Dovremmo sfruttare i vantaggi della luce. Ma come? Buona idea. Ti fate gli scudi, ciurma. Ma scudi?
Tentiamo un approccio più creativo. Combatti! L'hai ucciso con la tua logorrea? Vorrei prendermi il merito, ma no! La causa del cedimento è un mistero anche per me! Chi godrò la sua assenza? Diciamo che... giù la satta. Ops. Mia. La salta fionda è nostra. Ora basta superare quel baratro zeppo di pirati e trovare il riparatore. Un secondo, ho visto del quarzo. Ehi, del quarzo il coso, il... Raritanio. Qua. Oh, aspetta, che posso tornare indietro? Sì, gioco però. Un secondo, perché? Allora, la spaccatura era dall'altra parte. Scusate, ma voglio un attimo vedere per il... per la curiosità, perché in teoria là in fondo c'era qualcosa da prendere. No, ma... ah, non ci vai là. Ok, niente. Come non detto. Non me lo fa fare. Dovrò farlo tornando indietro. Niente. Ok. Oddio. È coperto di immondizie. Cosa sperano di trovarci? Per i tesori sepolti. E via. La lomba spende cara la pelle. Lotta senza quartiere. La nostra amica vuole finire okay. Come l'imparatore? Allora l'aiutiamo noi. Che tenacia! Scorrimando è una noia mortale fino al vostro arrivo. Quindi, merci di cuore. Sì, certo, ridi pure, Pier. Ma quanti sono i pirati di Pier? Forse il riparatore... Troppi? No, ho fatto livellare le bombe a 5. Per dirla tutta, ce la stiamo cavando bene anche da soli. Da che parte devo andare? Direi qua. Dove mi lancia? Ah. Arriviamo. Quanto sei caldi, Rimet? Perché continui a intralciarmi? Hai mai pensato che potresti essere tu a intralciare me? Eh già. Temo di no, perché sono io il protagonista di questa storia. Non penso. Perché girare lo scudo? Quando posso tirare le granate e ucciderle? Perché secondo me arriva un boss? Forse ti serve un nuovo compagno di ballo. Ecco appunto. Eccolo! Sarà il mini boss del momento. O il boss. Quindi dobbiamo sbagliare. Assolutamente no. Preparati il sacco di pulci. E invece
acciaio! Lo stiamo stancando! Non mi sfuggirai! Finiti i colpi, ma l'ho ucciso. Ah, scappa! Perduto ormai è il vascello! Ora va distrutto! Divideremo le spese! Sei sicuro? Ok. Ma perché? Che spreco! Io arrivo e me ne andrei. Propongo di abbandonare la nave. Proposta accolta! E però buttare via così una nave non ha molto senso. Olè. E siamo tornati qua. Adesso qua apparirà. Esatto, quello per saltare dall'altra parte. Vediamo se posso comprare. Grazie per aver scelto Miss Azzurro. Questa. Allora, vediamo se posso andare a potenziare qualcos'altro. No. No. Ho livellato qualcos'altro. Oh, queste. Adesso le massimizzo. Regalati un potenziamento. E finalmente ci sono anche queste. Perfetto. Comunque, direi che per oggi la possiamo chiudere qui, anche se il video dura un po' meno del solito. Anche questa parte la dividerò in due, perché se adesso andiamo dall'altra parte ci sarà tutto il segmento di gioco che riguarda il riparatore, e probabilmente ci saranno altre battaglie, anche perché i pirati ci sono ancora, e quindi sarà lunghissimo. Detto questo, qui dal maestro Obi-Wan per Obi per oggi è tutto. Come sempre, che la forza sia con voi, ci vediamo a un prossimo video.